Ciao ragazzi, ciao ragazze. Allora, video di prodotti per capelli che vi voglio recensire. Giù nell'info box trovate la lista completa dei prodotti che vi sto per recensire. Se ti piacciono le mie recensioni e mi vuoi supportare, lo puoi fare sempre con un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box trovi il link per l'iscrizione al canale. Il primo prodotto di cui voglio parlare, opla, eccola qua, è una spazzola Simil Tangle Tease. La spazzola si chiama Fancy Stone. L'ho presa da Mister Risparmio, è molto carina, è una Simil Tangle Tease come vi stavo dicendo, in questa forma a goccia, non tantissimo ergonomica per i mancini secondo me. Lo so, la trovo un pochino scomoda in alcuni punti, ma ha questo disegnino tipo veletta che è molto carina. Le puntine sono fatte così, simil Tangle Teaser. Mi sta piacendo molto, ovviamente non la utilizzo quasi mai a casa. L'avevo presa quando non conviveva ancora, da poter lasciare a casa del mio compagno, l'ex casa del mio compagno, quando rimanevo da lui a dormire. Che lui, essendo un riccio e come tutti i maschietti, non si pettina, non c'aveva una spazzola a casa. Comunque, alla fine la utilizzo nei viaggi. È molto comoda perché essendo piccina sta veramente in un borsello, non occupa tanto spazio, non strappa i capelli ma tira via quelli ormai già defunti. Ripeto, non è comodissima da impugnare, però fuori casa, in un viaggio, in palestra, la grandezza è quella comoda da poter portare in giro. Conservo ancora la scatoletta, uno perché la conservavo per il video, ma continuerò a conservarla per la comodità di trasporto, perché ho paura che buttandola nel beauty case si vanno a rovinare un po' le puntine, quindi la conserverò con la sua scatoletta. Nulla. È comodissima, non strappa i capelli, li snoda, è un'ottima spazzola. Poi rispetto ai prezzi della vera Tangle Teaser, questa veramente l'ho pagata una sciocchezza. Seconda spazzola che voglio recensire è questa della Bella Italia, 1,50 € presa dai cinesi. Mi serviva una spazzola con un diametro un po' più largo rispetto a quella che già ho, quando la mia ex frangia si era un po' allungata, ora l'ho fatti un po' scalare, quindi comunque è un laterale. Non mi fa impazzire perché io ho sbagliato la forma, oddio, come si dice? Gli spazi tra le setoline sono troppo larghe, quindi non riesco benissimo a fare il lavoro di rifinitura della ex frangia, comunque ciuffo. In questo periodo che estate non sto facendo questo tipo di lavoro, cioè spazzola e phon per tirare giù, solo il pensiero mi viene un infarto, per tirare giù la frangia e fare quella, diciamo quella, oddio, come si dice? Quella frangetta che si porta ora un po' franci laterale, carinissima. Purtroppo con questa ho un po' di difficoltà a farla, però è molto facile, per esempio, lisciare i capelli qua dietro, comunque sempre a capello umido, a testa in giù, portare e dare molto volume al capello e lisciarlo contemporaneamente. Con questa spazzola è facile farlo. Il colore non mi fa impazzire, avrei preferito un bel rosa, però va bene lo stesso. Per il resto non strappa i capelli, non ho trovato altre difficoltà. Per quello che l'avevo acquistato io, avrei dovuto prenderne una con più dentini, però per il resto è un'ottima spazzola. Ultimo prodottone. Lo chiamo così perché è un bocciolione gigante per questo video, è lo shampoo alla camomilla che sto usando in questo periodo ed è la Mater Naturi Eco Bio Organic shampoo capelli secchi alla camomilla. È un bottiglione da 1 litro, l'ho comprato su Ecoverde in offerta. Shampoo capelli secchi alla camomilla, frizionare delicatamente lo shampoo sui capelli bagnati fino a ottenere una schiuma leggera e risciacquare. Vabbè, se necessario ripetere l'operazione.
Comodissimo il dosatore a pompetta, di norma al primo risciacquo utilizzo l'intera dose, al secondo me ne basta giusto la metà. Lascia un profumo delicato sui capelli e idratante, non ho in questo periodo capelli particolarmente secchi o rovinati. Pulisce benissimo, non eccessivamente, quindi non ho la cute del tutto sgrassata quando utilizzo questo shampoo, cosa ottima perché altrimenti si ha l'effetto contrario, nel senso che subito vedi il capello wow, bello pulito, però si sporca nel giro di 3 secondi netti, quindi conviene sempre non esagerare nel togliere idratazione al cuoio capelluto e questo shampoo lo fa bene, si risciacqua in modo semplice. Mi piace molto e poi lascia un buon profumo. Adoro il profumo di camomilla. Mi rilassa tantissimo e quando poi trovo prodotti che mi fanno rimanere il profumo sui capelli sono ancora più contenta. Ok. Video recensione per i prodotti di capelli, per i capelli finisce qua. Io spero che queste recensioni ti siano state utili. Ti invito ovviamente a mettere un pollice in su per, se ti sono state utili queste recensioni, a iscriverti al canale, il tastino lo trovi sia giù nell'info box che qui nell'ultima schermata. Di nuovo ti ringrazio per avermi aperta, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!